Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto veramente buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per la possibilità anche di partecipare con quel nostro contributo a questa campagna elettorale, a questo dibattito come la lista Noi Moderati, che ricordo è la lista dei moderati del centrodestra. Io credo che bisogna avere il coraggio di guardare la realtà. È oggettivo che c'è stata una sottovalutazione non solo del governo Draghi ma di tutta l'Europa. È oggettivo che sta cambiando il mondo e ha ragione Bekis, ha ragione il direttore Bekis. Quando è la realtà è più forte di quello che tu puoi immaginare. O fai i conti con la realtà oppure ti fai del male e ti fai male tanto. Il problema è che quando noi politici siamo chiamati a governare, governiamo una comunità. Ci sono delle persone, ci sono delle storie, ci sono gli imprenditori, ci sono le famiglie. Ieri Anna, che è un'imprenditrice di Verderio e che trasforma una bellissima azienda, trasforma plastica, mi ha mandato la sua bolletta energetica e da 130.000 euro è passata a 588.000 euro in un mese. Il problema è che possiamo dire sottovalutazione, non sottovalutazione, è che non ce la fa, perché se l'incidenza dei costi dell'energia sui costi generali inizia, passa dal 3-4% al 20%, quell'impresa chiude. Allora, la crisi che abbiamo davanti è molto più grave di quella del Covid, nel cuore del Covid. Durante il Covid, per salvare la spina dorsale del paese, che sono le imprese piccole, medie, grandi e le famiglie, abbiamo fatto provvedimenti oltre 200 miliardi. Ci fu una direttiva della von der Leyen che permise nell'immediato, prima ancora dell'indebitamento complessivo, di utilizzare ai diversi paesi, comprese l'Italia, le regioni e allo Stato, immediatamente i fondi europei che erano messi a disposizione. Allora, io sono per gli extra profitti, sono per tutto, ma quello che dobbiamo capire è che o nel breve periodo interveniamo Italia ed Europa esattamente come abbiamo fatto allora, magari non buttando via i soldi, mirandoli ovviamente per sostenere, oppure il disastro imprenditoriale e sociale sarà dietro l'angolo. Il tema è, abbiamo sottovalutato, mi perdoni, ma è pensabile che i ministri dell'energia erano convocati dell'Europa, sono convocati a metà settembre, il 9 settembre. 20 settembre, senza capire la sfida che abbiamo davanti. Allora c'è un intervento a brevissimo termine urgente, come lista Noi Moderati stiamo chiedendo che questo intervento avvenga urgentemente, banalmente, esattamente con la politica dei ristori. Se ad Anna, quell'imprenditrice, gli è aumentata 5 volte la bolletta dell'energia, il ristoro in questi mesi, nel breve periodo, può anche essere... Tra poco ci raggiungerà anche Paolo Agnelli della Confindustria, che ci racconterà anche quella che è l'esperienza in questa fase. Mi sembra che il tema sia questo, sia quello ovviamente di chiedere all'Europa di poter utilizzare tutte le risorse nell'immediato. Se questo non è possibile, si faccia scostamento di bilancio con serietà e con responsabilità. La responsabilità è quel famoso debito buono di cui ha sempre parlato Draghi, e le sta parlando uno che viene definito, e la nostra lista Noi Moderati del centro-estero viene definita la lista dei draghiani più draghiani dei draghiani. Ma se c'è un momento drammatico si fa, e poi si affronti, ma credo che ne discuteremo, i grandi errori che abbiamo fatto in questi anni. Per quanto riguarda le scelte, dal gas russo fino al fatto, mi perdoni e concludo per il collegamento, fino al fatto veramente che è vergognoso che abbiamo 40 miliardi di metri cubi di gas nell'Adriatico, che la Croazia li prende e che noi non apriamo i rubinetti. È chiaro che 4 miliardi l'anno di metri cubi di gas li possiamo prendere ad un prezzo totalmente diverso da quello che paghiamo. Daniela, intanto